Amiche e amici della Big Family, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TB6 Meets. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi, ragazze, vi presenterò il cardigan primaverile numero 2, subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che Valentina. cuce la lana, cuce la lana, cuce la la. Cari amici, care amiche, eccoci qua in un nuovo video dedicato al libro Ce l'ho, mi manca, ad un nuovo video dedicato ad un capo contenuto nel libro. Ho detto due volte la stessa cosa. Oggi, ragazze, ragazzi, vi presenterò questo meraviglioso cardigan primaverile romantico con un colore meraviglioso, ma che può essere assolutamente adatto anche a degli abbigliamenti molto più casual. Incominciamo immediatamente a svelare la costruzione e tutti i trucchetti per realizzare questo cardigan. Allora, questo cardigan, come quello dell'altra settimana, è un cardigan realizzato bottom-up. Ebbene sì, dal basso verso l'alto. Si mettono su tutti i punti per i due davanti e il dietro e si lavora questo piccolo bordo a coste ritorte, ma veramente piccolissimo, per poi proseguire con questo punto a occhielli, davvero molto carino, molto semplice, che però dà un certo non so che a questo cardiganino. In corrispondenza dei fianchi troveremo una maglia a rovescio che simula praticamente la cucitura. Questo perché, ragazze? Perché in così tante maglie, in un capo, anche se lavorato bottom-up, ma che comunque avrà tante tante maglie, perché il filato è piuttosto leggero e quindi sottile, c'è la necessità di avere qualcosa che tenga un pochettino insieme il cardigan, soprattutto perché il punto usato è un punto ad occhielli, che quindi comunque dona una certa leggerezza, ma anche una certa mollezza al tessuto. Quindi queste maglie poste proprio in corrispondenza dei fianchi simulano le cuciture, ma anche lo aiutano a restare in forma. Comunque sia, noi continueremo a lavorare con questo punto davvero molto molto semplice fino a raggiungere una certa altezza, dove, come l'altro cardigan primaverile, cominceremo a fare delle diminuzioni per sagomare lo scollo. Arrivati poi all'altezza desiderata, noi divideremo i davanti dal dietro, creando quindi gli scalfi e le ascelle, e continueremo a lavorare separatamente i tre pezzi. Lavoreremo questi tre pezzi naturalmente per l'altezza data, ovvero quello che poi sarà il buco per il braccio, ovvero insomma la manica. I due davanti sono per alcune taglie modellati dalle diminuzioni che abbiamo iniziato prima. Altre taglie invece queste diminuzioni non ce le hanno. Arrivate quindi all'altezza desiderata, noi chiuderemo tutti i punti e quindi cuciremo insieme le spalle. Dietro. A questo punto riprenderemo le maglie in corrispondenza degli scalfi manica e lavoreremo appunto le maniche stesse, che sono modellate da una serie di diminuzioni. Anche qui sulle maniche ripropongo lo stesso motivo della costa, scusatemi, della maglia ritorta posta in mezzo all'ascella, che contribuisce anch'essa a tenere un pochettino insieme il tessuto della manica, ma soprattutto riprende il motivo stilistico del fianco per poi continuarlo. Arrivati all'altezza desiderata, noi faremo un piccolissimo bordo a coste ritorte e quindi chiuderemo tutte le maglie. A questo punto dovremo riprendere lungo tutti i bordi dei davanti e anche del collo dietro le maglie per realizzare questo piccolo bordo sul quale da una parte noi realizzeremo le asole per poi attaccare nella parte corrispondente i bottoni. Anche in questo caso ho usato il trucchetto di cucire il controbottone posto in corrispondenza del bottone davanti. Ho usato ovviamente dei bottoni in madreperla, che sono bellissimi e ben si adattano alla raffinatezza di questo modello senza essere troppo pesanti. Chicca delle chicche,
Ovviamente le asole sono ricamate a punto festone, così non avremo più quell'asola triste che si sforma e non tiene il bottone abbottonato. Una cosa che a me piace moltissimo fare e vi consiglio assolutamente di farla. Bene ragazze, che ve ne pare? Non è meraviglioso questo fantastico cardiganino? Io me lo vedo già abbinato per esempio ad una bella t-shirt con un paio di pantaloni sportivi, oppure sopra ad un abito sottoveste un po' sexy ma comunque anche romantica, oppure perché no anche abbinata ad un paio di pantaloni sartoriali da uomo ed una bella camicia sempre da uomo per donare un tocco femminile ad una mise da ufficio. Insomma, io credo che sia veramente un capo estremamente portabile, estremamente casual, ma anche con un'anima elegante. Mi raccomando, scrivetemi come voi lo abbinereste qua sotto nei commenti, perché sono super curiose, magari potremmo dare altre idee a tutta la Big Family. Due parole sul filato: è un filato meraviglioso, è lo Yak Cotone di Mayak, un'azienda che voi sapete amo alla follia, e questo è davvero non solamente un capo che si può indossare assolutamente in primavera perché è di medio peso, quindi perfetto, ma anche nelle serate estive, per esempio in montagna con la percentuale di yak che lo riscalda un pochettino, ma anche in un inverno particolarmente mite sopra ad una camicia di seta che magari un pochettino più pesantina sarebbe perfetto. È un tipo di filato di cui io credo di avervi già parlato, quindi non mi dilungo più di tanto nella spiegazione, ma vi invito a provarlo se non l'avete già fatto. Due parole su questo tono di rosa veramente introvabile, è fantastico perché è chiaro ma non troppo freddo, finalmente un rosa freddo quasi grigiastro, mi piace tantissimo, trovo che sia davvero difficile trovare un tono di rosa così bello. Inoltre vorrei ringraziare Mayak, perché Mayak è una delle aziende che ha partecipato in qualità di sponsor delle sorprese dell'evento quando abbiamo festeggiato il libro a maggio a Trieste, ed ha fornito dei campioncini meravigliosi, dei filati e in più un'intera matassina del nuovo filato Fibre Gentili. È stata davvero una bellissima sorpresa per tutte le partecipanti e mi sembra doveroso ringraziare Mayak per la sua partecipazione, perché nulla è scontato a questo mondo e quindi mi piace ringraziare. Poi vabbè, Mayak oltretutto ci lega anche un'amicizia, quindi ancora di più. Arrivati alla fine, un piccolo memo per voi. Come l'altra settimana il protagonista era il cardigan primaverile numero 1, che è stato pubblicato anche in versione singola su Ravelry, questa settimana il cardigan primaverile numero 2 sarà, anzi è stato, pubblicato singolo su Ravelry, e trovate qua sotto tutti i riferimenti. Trovate qua sotto appunto i riferimenti al cardigan, al libro se lo volete acquistare cartaceo su Amazon o digitale su Ravelry non stampabile. Bene amiche, io smetto di parlare, corro a sferruzzare, spero che queste presentazioni vi facciano conoscere un pochettino meglio, un pochettino più da vicino i capi contenuti dal libro, e io vi saluto dandovi appuntamento alla settimana prossima per una nuova presentazione nella quale troverete appunto il nuovo capo protagonista della settimana.